sta facendo i capelli o sta psicanalizzando questa signora, questa clienta? Ambedue le cose. Ambedue le cose? Sì. Cioè, significa che cosa? Che mentre sistemi la testa esterna, sistemi anche quella interna. L'anima. L'anima. L'anima è bella e quindi l'anima è... Allora, bene, vediamo. Oh, che bello, veramente. Oh. È bella? Bella. Allora, sì, è così il discorso che qui si fa psicanalisi? Sì, in un certo senso sì. Sì. Benone, perché io l'ho sentito in giro, non dico chi, sì. La quale mi ha detto questa, ha detto, io quando sto giù di tono vado da Laura, da Maria Laura, e mi tira su di tono. E ti cambia tutto, lo vedi che cambia tutto? Ho capito, la testa. Ma vedi com'è cambiata la mia testa? Ho capito, sì, la testa è cambiata, ma dentro... Ma anche dentro! Anche dentro, ecco anche perché... l'anima! Ecco, brava, anche l'anima, no? Certo! Vado a casa più contenta, più soddisfatta! Rosa! Rosa! La bandera rosa! La bandera rosa! Ma è vero, però è così, perché effettivamente... Scusa, dimmi, chi è che porta i capelli rosa? Io! Beh no, c'è un'altra che manca però, quella è il regista, questa è unica, i colori sono... Che ci vogliamo mettere ai suoi livelli, mai? No, però no, si stanno bene. Ecco, visto? Se facciamo i cambiamenti dobbiamo venire da lei. Sì, ma lei però fa la psicanalisi anche, cioè, ma certo, fa parlare. Io sono venuto qui perché ho un problema grosso, enorme ce l'ho. È un problema grosso. Caro mio, che devo bisogna... andare a Lubredi. Maria Laura, sì. Questo sofà qui, che è il lettino della psicanalisi, per caso questo? Sì. Ah, sì? Sì, sì, ah, sì. Che bello. La cliente sta lì, insomma. Ma lo fai prima o dopo il servizio dei capelli? Mentre aspetta il suo turno, ma che cosa lì, parliamo, sì, di, ma che cosa di praticamente che parlate dei fatti vostri, loro si confessano come, sì, davanti a un prete, naturalmente, sì, sì, ah, infatti, poi dai la soluzione, siamo come i preti, bene. Bisogna tenere tutto, va bene, se... ciao, ok, arrivederci.